Una delle dritte che sentivo dare più spesso per migliorare dal punto di vista ritmico con la chitarra era: trovati un batterista, magari un po' più esperto di te, e suonaci insieme il più possibile. Ho seguito anch'io quel consiglio, ho suonato con più batteristi e musicisti possibili nel corso della mia vita e posso dire che da moltissimi di loro ho imparato qualcosa, anche se non sempre sul ritmo. Sono curioso di sapere invece quali consigli hai seguito tu, o se ne hai qualcuno da lasciare ad uso e consumo degli altri qui sotto nella sezione dei commenti, sarebbe bello se li condividessi. Ai tempi avevo un sacco di tempo da poter dedicare insieme ai miei amici musicisti a suonare insieme e allo studio della musica, cosa che oggi però, per via degli impegni che tutti abbiamo, è diventata sempre più difficile. Ora, quando studio, uso principalmente il metronomo, non sempre, è molto funzionale ma a volte un po' noioso, e se devo essere del tutto sincero, ho imparato moltissimo sul ritmo e sul tempo, utilizzando un looper. Quindi, per condividere la mia esperienza, sono andato sul sito di strumentimusicali.net e mi sono fatto spedire 4 loop station che al loro interno hanno anche una drum machine, così da poter sostituire una volta per tutti i batteristi che si lamentano di continuo del nostro volume troppo alto. Lascio come al solito i link in descrizione per fartene approfondire la conoscenza tecnica, e prima di proseguire, YouTube mi suggerisce che molti guardano i miei video senza essere iscritti al canale, quindi se sei fra quelli e trovi i miei video interessanti, ti invito a lasciare un like ed iscriverti. Per me è davvero di grande supporto. Le 4 loop station che ho scelto per questo video sono una Moher Groove Looper, una Boss RC5, una NUX NDL5 e un'altra Moher Groove Looper, stavolta per 2. Tutte hanno la possibilità di base di fare da loop station, hanno all'interno dei pattern di batteria, sono di dimensioni compatte ed alcune hanno delle cose in più che scopriremo più avanti nel video. Intanto, per chi è nuovo all'argomento, che cos'è una loop station o looper? È uno strumento che ci permette di registrare dell'audio, in questo caso il suono della nostra chitarra, e ripetere questa registrazione all'infinito. Ovviamente registra tutto quanto, quindi anche gli errori saranno ripresi e riprodotti all'infinito. E questo è il primo punto forte dell'esercitarci con una loop station. Ci obbliga a sviluppare parecchia pulizia nell'esecuzione, altrimenti sentiremo sempre qualcosa di sbagliato ad ogni ripartenza del loop e potrebbe non essere piacevolissimo. Se stai iniziando e non sai se un looper potrebbe fare al caso tuo, allora un Moher Groove Looper potrebbe essere una buona soluzione per partire. Fa tutto quello che deve, ovvero registra, riproduce e sovraincide, e in più ti dà la possibilità di suonare su dei campioni di batteria di vari generi musicali. Possiamo decidere di usare solo la loop station, solo la drum machine o anche la combinazione di entrambe. Abbiamo fino a 20 minuti di registrazione e soprattutto, una cosa che mi è piaciuta molto, la possibilità di cancellare quello che abbiamo appena registrato quando si tratta di una sovraincisione. Una cosa non da poco, poiché nella maggior parte dei casi i looper entry level o quelli di più vecchia generazione non ci permettevano questa cosa, obbligandoci a ripetere tutto da capo. Mi ricordo il mio primo looper, un RC20 della Boss, che non aveva appunto questa possibilità. A volte mi sono scappate delle urla fortissime. Su marcocapardo.it trovi il mio corso di chitarra e passa sulla mia pagina Instagram o sul mio canale Telegram. Lì pubblico dei contenuti aggiuntivi a quelli che propongo qui sul canale YouTube. Ci sono dei compromessi che dovremmo fare utilizzando un looper come questo. Dovendo fare tutto con un solo pulsante, ci dovremmo abituare a vari comandi di stop, registrazione e cancellazione. In più, entrate e uscite sono in mono, quindi non è molto adatto a chi ha degli effetti di modulazione di tempo stereofonici. Personalmente preferisco avere sempre almeno 2 controlli sotto i piedi che ci permettono di selezionare registrazione, overdub e di fermare il loop con una sola pressione. Mi è capitato dal vivo di sbagliare la chiusura del loop proprio perché dovevo spingere il pedale 2 volte e magari non ero così pronto nel farlo.
prima ho suonato sopra diversi pattern di batteria per testare la qualità dei campioni presenti sul looper, e la possibilità di suonare su dei groove è un altro punto a favore, forse il più forte di questo tipo di loop station. È come se avessimo un batterista sempre a disposizione, bello preciso, sul tempo, che quando ci esercitiamo non fa mai male. Ci dà anche la possibilità di spaziare su generi differenti, tempi differenti, quindi sviluppare, oltre al tempo, anche un po' di sensibilità verso l'interazione fra chitarra e batteria, ovvero fra suoni di casse rullante e dove dobbiamo inserirci noi col nostro suono di chitarra. Facciamo qualche esempio pratico utilizzando questo Moore Groove Loop per 2, che è il fratello maggiore del looper che abbiamo visto prima, non solo per dimensioni ma anche per l'aggiunta di possibilità e funzioni molto interessanti. Prendiamo ad esempio un groove blues. Le batterie suoneranno gli accenti tipici del genere e noi, suonandoci sopra, saremo portati a seguirli, imparando le basi ritmiche di questo stile. Ma Marco, allora non c'è nessuna differenza col suonare su una backing track? Fra poco ti spiego perché, a mio parere, c'è moltissima differenza. La stessa cosa appena vista sul groove blues vale anche per un groove funk, ad esempio, dove dovremo essere molto più sincopati e la nostra chitarra si appoggerà in maniera differente sul ritmo. Questo looper della Moore mi è piaciuta la sua versatilità e soprattutto la presenza di tutti i controlli alle entrate necessarie. È stereo sia in input che in output e ha due pulsanti per controllare la riproduzione. Ci sono una marea di sample di batteria che possiamo modificare direttamente dal pedale mentre suoniamo, lo possiamo collegare ad un computer per scaricare quello che registriamo e salviamo, ha addirittura una funzione di quantizzazione, ovvero ci sistema la lunghezza del nostro loop ad hoc per farci andare più a tempo quando suoniamo sui sample di batteria. Un'altra capacità che svilupperemo utilizzando un looper per studiare e suonare è la coordinazione con il nostro corpo oltre che con le mani, perché dovremo utilizzare i nostri piedi per dare dei comandi alla macchina mentre stiamo suonando. A mio parere è importantissimo portare il tempo con il piede mentre accompagniamo e durante lo studio. C'è una bella intervista ad Aldi Meola dove anche lui ne sottolinea l'importanza, proprio perché se sappiamo dove siamo all'interno del tempo, tutto quello che suoneremo avrà senso. E se il nostro piede è a segno sul metronomo o sul groove di batteria, beh, quello è un buon indicatore. Quindi il looper ci aiuta a spostare la nostra attenzione da quello che stiamo eseguendo con le mani a quello che dovremmo fare con i piedi, costringendoci a sviluppare la tecnica e sicurezza sullo strumento. Quindi questo è il motivo per cui avere due controlli separati per il controllo di riproduzione e registrazione è davvero importante. Già dobbiamo pensare ad andare a tempo, aggiungerci anche delle combinazioni di tasti particolari potrebbe rendere tutto più complesso, soprattutto quando suoniamo dal vivo. Thank you.
questa Nuke NDL5 i controlli ci sono, hanno anche una funzione secondaria, ma tutto quello che ci serve è rapidamente accessibile direttamente dal pedale. Ci sono diversi sample di batteria di ottima qualità, diverse modalità di start e stop, per esempio se vogliamo che il nostro loop finisca sfumando, ed è anche possibile caricare ed eseguire delle backing track disattivando la loop station. E anche la possibilità di avere un'emulazione di cabinet su un'uscita, quindi valida per dei setup da chitarra elettrica con solo la pedaliera. Mi è piaciuta moltissimo la semplicità di utilizzo e anche la qualità sonora di questa loop station, che come gli altri effetti di questa serie della Nuke sto trovando molto validi per il rapporto qualità-prezzo. E a proposito di backing track, non mi sono dimenticato, suonare su un groove di batteria senza altri strumenti mette a nudo i nostri punti deboli, ci fa ascoltare molto bene come stiamo suonando, quindi ci aiuta a capire dove potremmo migliorare ritmicamente. Questo è un altro punto forte di un looper. Per registrarci non abbiamo bisogno di un computer e una scheda audio. A volte vogliamo semplicemente attaccare la chitarra e suonare rapido. È un registratore che ci permette di riascoltare in maniera critica il nostro esercizio sia sul tempo che a livello armonico volendo. Potendo sovraincidere diverse parti possiamo dare anche sfogo alla nostra creatività, creare una struttura ritmica più complessa magari, o dell'armonizzazione delle voci di una melodia, più chitarra in strumming su registri differenti, il tutto al volo. Questo Boss RC5 è un looper compatto che ci offre un punto di partenza per poter diventare una loop station più complessa, potendo essere controllata anche via MIDI e con dei controller aggiuntivi. Oltre a questo, fa tutto quello che abbiamo visto in precedenza sulle altre macchine e ha la funzione di loop reverse, ovvero di riproduzione al contrario del loop che abbiamo registrato, che personalmente adoro. Quindi si tratta di un oggetto già più complesso, adatto magari a chi vuole passare ad una macchina superiore o sa già quello che vuole da un looper. La qualità audio è di alto livello, come su tutte le macchine della Boss di questo tipo, e anche un display LCD per navigare nei menu. Pro, il suo prezzo è ottimo per quello che fa e ha una possibilità di espansione davvero notevole. Contro, richiede un po' di tempo per essere compresa al meglio e per spremerla davvero al massimo richiede almeno un controller aggiuntivo per ovviare al fatto che c'è solo un pulsante per fare tutto. Grazie ai ragazzi di strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di realizzare questo video, che spero ti sia piaciuto. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Tutte hanno la possibilità. Ok, rifacciamo. Mi viene da ridere adesso. Concentrazione.